Nome: Cristian. Roberto. Cognome: Bustoni. Vitale: età: 29. 34, quasi 35. Hai un soprannome? Principe. Se sì, quale e perché? Principe della gabbia. Vito, perché è vitale, quindi mi ha sempre chiamato tutti Vito. Qual è il ricordo più bello che hai da quando giochi il a calcio? Il ricordo più bello probabilmente è anche più recente, può essere la vittoria dello scorso anno del campionato. Quella. Ricordo più bello quando abbiamo vinto il campionato col Caltignaga con Mister Colombo, perché eravamo una squadra fatta proprio all'ultimo, molto giovane, e non eravamo sicuramente tra le favorite per vincerlo. Quale altro sport avresti scelto se non avessi giocato a calcio? Oltre al calcio è difficile trovarlo. Forse a carte con gli amici, però in coppia con Tinaglia, altrimenti no. Se non avessi giocato a calcio mi sarebbe piaciuto fare nuoto, perché mi piace nuotare. Raccontaci un episodio divertente che hai vissuto negli spogliatoi. Un episodio nello spogliatoio mi viene da ricordare qualche anno fa, dopo una serata un po' ignorante. La mattina dopo avevamo allenamento e un mio compagno di squadra, mentre il mister parlava negli spogliatoi, non si riuscì a trattenere e sboccò davanti a tutti, e fu un momento molto divertente. Un episodio che mi ricordo, allora, se può andar bene, non nello spogliatoio ma sul pulmino, allora è stato l'anno scorso, quando, tornando da una trasferta, ci siamo organizzati insieme a brigata della situazione che simulò di essere un giornalista di una nota TV dilettantistica della zona e interrogò il malcapitato, fu Kevin Sironi, e quindi c'era Buon Pan che faceva il video e Brigata che al telefono gli faceva tutte le domande, lui ci cascò in pieno. Chi è il compagno più forte con il cui mio compagno di squadra più forte con cui ho giocato è sicuramente Marco Parolo. Ai tempi dei Soccer Boys avevamo 13-14 anni e la sua carriera lo sta dimostrando. Giocatore più forte con cui ho giocato, probabilmente Cestari, ecco. La cosa che sai fare meglio? La cosa meglio... che mi riesce meglio fare è forse l'aperitivo alla domenica dopo la partita. Probabilmente il mio lavoro. E invece quella che ti riesce la peggio? La cosa che mi riesce peggio fare mi sa che è l'aperitivo alla domenica dopo la partita. Soprattutto se finisce male, si finisce al Gilda con col principe Mostoni. Quello peggiore forse il fare il portiere. La tua più grande passione? La mia più grande passione dopo il calcio sono le motociclette e le Harley in particolare. Passione, è scontato dire le donne, perché chiunque direbbe le donne, però dico calcio. Da bambino sognavi di diventare? Da bambino sognavo di fare il pilota di aerei. Calciatore o veterinario? Bevi? Bevo. Bevo è un parolone. Piace bere in compagnia, con gli amici, insomma. Con i compagni di squadra. Sì, se intendi acqua, sì. Bevanda alcolica preferita? Il mio drink preferito è il gin tonic. Americano, è un cocktail. L'esultanza più strana che hai fatto? Ma no, esultanze particolari strane non ne ho mai fatte, un po' ignoranti qualche volta, ma abbastanza sobri, dai. Diciamo che come esultanze non è che ne ho fatte molte nella mia carriera, e quindi non me le studiavo neanche la sera prima. Di conseguenza era solo un alzare le mani e festeggiare così. La tua squadra del cuore? La mia squadra del cuore è la Juve. Milan. Chi è il tuo idolo calcistico? Il mio idolo calcistico è Ronaldo, il fenomeno, quello vero. Giocatore Ronaldinho. Qual è il tuo numero di maglia preferito? Il numero di maglia preferito è 8. Il 10. Mai provato attrazione per le caviglie di un avversario? No, non ho mai provato attrazione per le caviglie altrui. Forse il contrario. In campo sono corretto, quindi non mi è mai capitato di pensare principalmente alle caviglie degli altri, anzi, prima penso alle mie, che sono già ballerine, quindi. È peggio farsi un turno di lavoro sfiancante o una sconfitta? È sicuramente peggio una sconfitta.
la sconfitta brucia di più, ecco, che un turno di lavoro che con una bella dormita passa. Provi maggior senso di liberazione alla fine di un turno di lavoro o al triplice fischio di fine partita? Ma io provo un gran senso di liberazione a fine turno dopo il lavoro. Il triplice fischio sì, perché se porta la vittoria, allora dico triplice fischio. Siamo alla fine, domanda seria. Stiamo trascorrendo un momento davvero difficile della nostra vita. Che messaggio vuoi mandare a chi ci sta guardando? Ma io dico di non mollare, che forse siamo alla fine di questo tunnel e cerchiamo di approfittarne per stare un po' di più con la propria famiglia, i propri cari, e di apprezzare un po' di più le piccole cose e fare gli aperitivi e le cene in famiglia, che non sono poi così male. Ma allora posso dire che, essendo anche nel campo, quindi vedendo in prima persona quello che sta succedendo, posso dire che comunque, ragazzi, è una cosa seria, e di conseguenza io consiglio di godersi, tra virgolette, questi momenti che si possono passare in famiglia, insieme ai propri cari, ai figli, alla moglie, ai fidanzati, così, e cercate di seguire tutte le istruzioni che vi vengono fornite, perché comunque la cosa è molto seria e non va sottovalutata, ecco. Più ci impegniamo e più passerà in fretta questo periodo bruttissimo, e torneremo presto sui campi da calcio. Un saluto. Ciao. Grazie di cuore per aver partecipato. Alleggeriamo con un sorriso i nostri pensieri.